Continuerà lo strapotere di Porta Santo Spirito? Che cosa farà la nuova coppia formata da Carboni e Fardelli per Porta Crucifera? I giovani di Porta del Foro riusciranno a esultare dopo 10 anni dall'ultima volta? Porta Sant'Andrea tornerà a ruggire? È la giostra numero 134 da Piazza Grande, lo spettacolo per una edizione che si annuncia davvero incerta. Uno dei momenti più attesi, gli sbandieratori della giostra del Saracino. Vediamo quale spettacolo ci regaleranno per questa edizione numero 134. Gianmaria Scortecci ad aprire la piazza per Porta Santo Spirito con Napoleone, sella italiana di 18 anni. È partito Gianmaria Scortecci! E c'è l'esultanza! C'è l'esultanza! Perché è andato vicino al 5 e forse l'ha preso. Esulta perché sa di aver fatto 5! Sa di aver fatto 5, si ripresenta così dopo lo spareggio dell'anno scorso. Gianmaria Scortecci, un altro acuto. Alla vigilia, punti 5! 5 confermato! Esulta il popolo giallo-blu. Porta Santo Spirito mette subito in riga tutti gli altri. Filippo Fardelli per Porta Crucifera su Jessica, sella italiana di 10 anni, subito chiamato a rispondere dopo il 5 di Santo Spirito. È partito Filippo Fardelli! Punteggio incerto. Ha mancato punti 4 per Porta Crucifera. Corso giostra momentaneamente ferma dopo che si sono spente alcune delle luci che illuminano la piazza, proteste dei due quartieri evidentemente che devono ancora giostrare. Andrea Vernaccini dopo la sospensione si riprende, Andrea Vernaccini con Brighella, sella italiana di 12 anni, vediamo se riesce a rispondere al 5 di Scortecci. È partito Andrea Vernaccini! No, non ci siamo, almeno come punteggio per eguagliare Santo Spirito. Punti 3! 3 invece, ancora più negativo di quello che ci si immaginava. È partito Enrico Vedovini! Sembra un 4. Punti. 4. 4 per Enrico Vedovini. Stanno disturbando adesso. Deve tornare indietro Elia Cicerchia. Elia Cicerchia con il Cico. È partito Elia Cicerchia. Può chiudere la giostra. E
e la chiude forse, la chiude di nuovo Elia Cecerchia. Ha marcato, punti 5 ancora Elia Cecerchia, 5-5-10, Santo Spirito vicino al poker. Protesta però il pubblico di Sant'Andrea contro la giuria, contro la giuria, le proteste di Sant'Andrea in particolare, che contesta il verdetto della giuria del punteggio. Certo, Andrea Carboni confidava in un debutto diverso. È partito Andrea Carboni. Non si spezza, bellissima carriera per Andrea Carboni, che però non basta. 4-4. Il debutto di Davide Parzi su Nuvola. È partito Davide Parzi. È un 4. Stefano Chierici con Pepito. Può solo spezzarla. Non si spezza e porta Santo Spirito. Vince la giostra numero 134. Cala il poker, ancora il quartiere della Colombina, insuperabile. Dopo il triplete del 2016 vince anche la prima edizione del 2017. Pensate che è la nona vittoria negli ultimi 7 anni per Porta Santo Spirito, la quarta consecutiva nell'Albo d'Oro, raggiunge a 35 Porta Sant'Andrea. Dove volete arrivare? Ora in Duomo, veloce a festeggiare. È bellissimo, è sempre emozione incredibile. Senti, 4 giostre di fila, è quasi un record, raggiungete Porta Sant'Andrea nell'Albo d'Oro. Ah, me l'avevo scordato. No, il record è 5. Sì. Però bello, si è fatto anche questa volta una cosa eccezionale. Siamo felicissimi. L'unico quartiere ad aver fatto 5, perché gli altri non c'è riuscito nessuno. Ah. Evidentemente oggi eravamo pronti. E bene, dai, guarda, non ho più parole. 26, 26, 28. Elia, ciao. Straordinario anche stasera. Ma no, abbiamo riportato quello che pensavamo succedesse, insomma. Si sapeva che ci sarebbero stati dei disturbi grandi, quindi tutta la settimana a fare grossi zigzag. Sembrava non andare bene, però stasera con un pizzico di cattiveria in più, insomma, bene. Ecco, lo sapevate perché avevate avuto avvisaglie? No, perché era comprensibile. 4 giostre di fila avremmo faticato per vincerle. Poi il ciclo è stato un grande, è stato un po' matto, però aveva anche le ragioni, poveretto. I disturbi sono stati enormi. Sono entrati in alizio. Sfortunatamente non gli è andata bene. Senti, ma queste situazioni a te ti caricano di più? Ma non è che mi caricano di più, però poi quando la giostra ci si prova tutto l'anno, è bello vincere con le proprie carte. Se sono ridotti a fare queste cose, insomma, bravi noi che ci siamo preparati per resistergli. Senti, ma tu hai visto subito di aver fatto 5? Sì, poi gli altri hanno messo un po' di tubanza, ma perché la lancia era probabilmente poco timbrata, però a colpo d'occhio avevo visto che non c'era tanto bianco nel tabellone, non c'è. Sicuramente non è un 5 dei più belli che abbia mai fatto, però ecco, io ne ero abbastanza sicuro. State entrando nella storia, insomma, 4 successi di fila, raggiungete Sant'Andrea nell'Albo d'Oro. Intanto sono contento di aver raggiunto Sant'Andrea, ora cerchiamo di mettere la freccia. A chi la dedichi? Alla Vera Vitellozzi, che sta affrontando un periodo molto brutto della sua vita e spero, insomma, che vada tutto meglio. Insieme ad Ezio Gori state scrivendo davvero una storia incredibile, perché 4 successi di fila, siete intanto vicini al record degli anni 50 di Porta Crucifica. Sì, no, ma io ti dico la verità, non li guardo i record. Dopo è chiaro, una volta vinto penso che abbiamo raggiunto Sant'Andrea e siamo solo 2 lanci da Porta Crucifica. Quando iniziai in questo quartiere
nell'albo d'oro eravamo all'ultima posizione e piano piano stiamo scalando e prevedo che a breve molto probabilmente raggiungeremo anche la vetta, ma non è quello il nostro obiettivo è andare in piazza giostra dopo giostra, dare il meglio di noi, lavorare sempre con tanta dedizione, con un preparatore straordinario come Martino, una squadra tecnica eccezionale, i ragazzi delle scuderie che ci mettono sempre nelle migliori condizioni, un consiglio direttivo efficientissimo e un quartiere veramente maturo che ci sostiene in tutte le nostre scelte. Come l'hai vista? È stata una giostra un po' particolare, intanto siete stati gli unici a fare 5 quando c'è stata una pioggia di 5 nelle ultime edizioni, già questo è un dato particolare. Sì, ma la giostra è così, capito? Le prove in piazza sono una cosa, la giostra è un'altra. I nostri ragazzi hanno un grande carattere oltre che una grande tecnica e per ottenere questi risultati in piazza ci vuole anche quello. Basta guardare la carriera di Lea, una carriera super disturbata e nonostante tutto Lea ha realizzato 5. Io penso che sia una cosa incredibile. Gian Maria ha riaperto la piazza 5 un'altra volta. Io più di così a questi ragazzi li posso dire grazie, grazie, grazie per le gioie che date al nostro quartiere. Mi permette di fare una dedica? Allora, faccio una dedica. Anzi, una doppia dedica, una alla mia nipotina che era al paggetto stasera in piazza, la seconda la faccio alla mia mamma che oggi compie 82 anni, anche se non è mai stata una quartierista, non ho mai vissuto il quartiere, però lei ha il merito da aver avuto due figlioli che hanno ricoperto entrambi il ruolo di direttore, che dei due ce n'è stato uno veramente grande e naturalmente quello non sono io, ma è Edo naturalmente. Grazie, ciao mamma. In breve questi episodi un po' di antisportività sono stati un po' così, era meglio se non ci fosse. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che noi si è vinto sul tabellone, si è vinto sulla piazza. Io le raccomandazioni che avevo fatto ai miei figuranti le hanno rispettate assolutamente la lettera, non hanno dato nessun disturbo, ma non solo i figuranti, anche i ragazzi che occupavano i posti in piedi, sicché per me stasera è una doppia vittoria, abbiamo vinto in piazza come giostratori, in piazza come figuranti e fuori dalla piazza come pubblico, siamo un quartiere come ho detto prima eccezionale, è per questo che si possono raggiungere questo tipo di risultati. Partiamo da questa ultima carriera di Elia Cicerchia, siete dovuti tornare indietro perché insomma è successo un po' di tutto, no? No, noi comunque, a parte tutto, quando sono state fatte le estrazioni sapevamo che Gian Maria avrebbe aperto la piazza e di sicuro si sperava che l'aprisse su un 5, però valutando un po' e dopo tutto io ho detto al signori, se Gian Maria fa 5 in seconda carriera c'è Elia Cicerchia, qui la piazza gli si rovescia contro perché 4 vittorie di fila non ce le concedono così semplicemente, quindi bisognerà sudarle. Secondo me è giusto provare in piazza anche cose diverse, creandoci anche volontariamente un po' di disturbi per poter andare in piazza e aver considerato un pochino tutto. Ma Elia si carica di più quando c'è questa situazione? No, Elia lo sapeva benissimo, quindi quando siamo arrivati al pozzo gli ho detto guarda cosa ti fanno ogni ben di Dio. E lui giustamente mi ha detto e io starò attento perché nonostante tutto negli ultimi 5 metri riesco a vedere quel rosso per spengerlo. Stasera, ecco, al di là che ogni giosta è diversa, capite tutto, però la differenza tra voi e gli altri insomma è stata abbastanza. No, secondo me non è così, no. Secondo me il gap che ci poteva essere, secondo me lo stanno affinando. Dopo in confronto a Elia e Gian Maria gli manca le vittorie e queste sono una medicina importante in giostra del Saracino, però secondo me l'ho visti lavorare durante la settimana e cioè, magari per chi sente questa intervista pensa che tu li prenda in giro, ma io invece sono convinto che il gap lo stanno affinando e spero il più tardi possibile, però credo che a breve si vedrà delle giostre molto 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 tirate.